Abbiamo una tenda per mettere la stufa dentro e l'abbiamo messa fuori. Abbiamo acceso la stufa e iniziato a preparare la cena. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue più assiduamente sa che negli ultimi anni mi sono appassionato all'hot tent camping, il campeggio con tenda e stufa. Un'attività che all'estero sta andando parecchio grazie anche al contributo di influencer americani e nordeuropei e che in Italia si è ricavata una piccolissima nicchia di appassionati. Dopo aver pubblicato qui sul canale diversi video di pernottamento e un paio di video divulgativi, utilizzando attrezzatura da hot tent camping acquistata di tasca mia, avevo voglia di provare qualcosa di nuovo. Così ho contattato Pomoli, uno dei brand che vanno per la maggiore in questo momento, chiedendo se avevano voglia di mandarmi gratuitamente del materiale da testare in cambio di un po' di visibilità qui sul canale. Li ho contattati per gioco, non ero realmente convinto che avrebbero preso in considerazione un canale come il mio, perché si sa che le aziende guardano i numeri e i miei sono abbastanza piccoli rispetto a quelli di altre realtà con cui loro già collaborano e che io stesso seguo. E invece, raga, nella vita è sempre bene buttarsi, non autoimporsi dei limiti, perché i miei video gli sono piaciuti parecchio e quindi mi hanno detto: scegli, ti mandiamo quello che vuoi. Possedendo già una tenda e una stufa di piccole dimensioni, adatte ad una persona, questa volta ho optato per qualcosa di più grande, in modo da avere lo spazio sufficiente per campeggiare in compagnia. Inoltre avevo una gran voglia di tornare alle origini, di provare una tenda in tela per vedere come se la cava al giorno d'oggi un tessuto di questo tipo in caso di pioggia consistente. Ed effettivamente ho avuto modo di verificarlo, ma di questo ne parliamo dopo perché adesso voglio farvi vedere che cosa ho scelto. Per quanto riguarda la tenda, ho preso una Yarn Octa Canvas, un TP a base ottagonale che raggiunge un'altezza massima di 2,60 m e che può ospitare dalle 3 alle 5 persone. Il tessuto, come vi dicevo, è 70% cotone, 30% poliestere, trattato per essere impermeabile. Abbiamo una colonna d'acqua di 1500 mm. Vi faccio vedere le dimensioni della sacca. Questa contiene soprattello e catino della tenda, pali, picchetti, tutto. Siamo circa sui 12 kg. La stufa Dweller Max TI3, dove TI sta per lega di titanio, un materiale molto leggero. Infatti pesa 7 kg, pur essendo una stufa enorme. La cosa che mi piace di più è che ha tre pareti vetrate, quindi si ha il fuoco a vista. Una cosa fenomenale, ragazzi. Quando l'accendete crea un'atmosfera straordinaria. Arriva con una borsa, vedete, da cui fuori escono i manici, quindi si trasporta così. La canna fumaria è composta da vari pezzi che si infilano dentro, quindi il tutto rimane molto compatto e ben trasportabile. Non so voi, ma io la prima cosa che faccio quando mi arriva una tenda nuova è montarla in giardino, in modo da imparare a conoscerla in una situazione a rischio zero. Avendo a che fare questa volta con una tenda di un certo livello, ho scelto un giardino di tutto rispetto, quello di casa in campagna di mia nonna, e colpo di scena, ho coinvolto mia sorella. Da ragazzini abbiamo passato mesi e mesi, anni, a giocare in quel giardino. E adesso ci giocheremo anche da grandi. Siamo arrivati al podere verso ora di pranzo, tempo di mangiare qualcosa al volo e abbiamo subito cominciato a scaricare, anche se il tempo non prometteva nulla di buono. Aspetta, quella lasciala, prendi la tenda, è quella beige. Tirala fuori. Tirala su. Pesa. No, tira giù la lampa. Vedi? Oh. Dentro ci stanno tutti i pezzi della canna fumaria e poi c'è il vetro qua e i vetri
pure sul laterale, sia di qua che di qua. Guarda, qui c'è anche il fermo! Oddio, è tutto! Mamma mia! Ha scoperto la stufa! È fantastico, bellissimo! Quella metti da una parte la camera interna, quella la sacca nei pali. Quella è il cappuccio. Mi piace molto quando le sacche delle tende sono belle abbondanti e si riesce a infilare tutto dentro per bene senza doverci fare a botte. In questo caso abbiamo il soprattelo, il catino, la sacca dei pali, quella dei picchetti e ci avanza pure spazio. Come avete visto, la Yarn Octa Canvas ha il cappuccio rimovibile, la sommità del TP può essere rimossa per una maggiore ventilazione. Si è messo a piovere abbastanza forte e non posso riprendere in queste condizioni, quindi aspettiamo che si calmi un attimo e poi proseguiamo col montaggio della tenda. Questa schizza l'acqua in faccia. Dobbiamo allargarla perché va tutta qualche ricettata prima. Da quella parte e noi dormiamo da quest'altra. Adesso dobbiamo iniziare a picchettarla tutta quanta per poi tirar su il palo, però la dobbiamo mettere, diciamo, un po' non tirata, un po' floscia, un po' moscia. Quindi la metti lì dentro. Il picchetto va messo a 45 gradi. A 45 gradi infilato bene del terreno. Ci sono dei sassi. Ci sono parecchi sassi qua. Aspetta. Piantalo, sì, no, 45 gradi dall'altro verso, scusa, in verso contrario al come si dice, in verso contrario al verso della trazione, no, al contrario. Allora sto a mettere bene. Scusa, ma come lo metti? Scusa. Se la trazione è in questo senso, tu lo devi mettere dall'altro verso, così ti fa resistenza. Ecco. Sì, ma questo va girato all'indietro, tutera. Ma guarda, l'hai messo in avanti. Ed fai così. In caso non si fosse capito, invece di metterli così, li stavo a mettere così. C'è un pezzo di troppo, un pezzo di meno forse. Non si mette questo, come si fa? Aiutami!
fai? Vai dall'altro lato che c'è il cappuccetto, li prendi e metti uno sopra, mettilo semplicemente sopra e poi li ragganciamo dopo. Ok. Allora, vai. Vai. Come si monta sta tenda? Prima si picchettano sommariamente tutti i vertici dell'ottagono, quel tanto che basta ad inserire il palo centrale e a farlo stare in piedi da solo. Poi si ripicchetta nuovamente il tutto per aggiustare la tensione su tutti i lati, andando a tirare i picchetti a due in maniera diametralmente opposta, e qui è cruciale l'aiuto di una seconda persona. Parti opposte, quindi cominciamo da questa. Allora, tu te metti là e io mi metto qua, quindi sgancia e tira indietro. Non lo tira proprio a morte. No. Senti che io tiro di qua? Sì. Ecco. Ok, aggancia, cioè picchetta. Ok, ci sei? Mi senti che tiro? Sì, pure io, vai. Ok, non proprio tiratissima, E qua la dobbiamo riaggiustare di nuovo. Fatto? Sì. Vai, sgancia. Ti usa questo. Occhio alle mani, Ma se no devo fare così. No, usa l'altro verso. Questo? Sì. A te sembra che sei pianta, a me no. Oh, è andato liscio questo. È mezz'ora che fa così. Continua a girare intorno alla tenda e a tirare i picchetti. I tiranti, questi sono i tiranti. Tiri anche i picchetti. No, i picchetti li pianto, casomai. Continua. Senti, non sei buona manco a parlare, levati. Allora, abbiamo appena finito di montare la tenda. L'operazione ha richiesto un po' più di quanto mi aspettassi, perché è stato abbastanza difficile tirarla alla perfezione, perché la base è ottagonale. D'altra parte, essendo io un perfezionista a livelli maniacali, vero? Ho continuato a spostare i picchetti fino a che non è venuto, e a spostare anche il palo centrale, che mi sembrava sempre storto, fino a che non è venuto tutto montato alla perfezione. Adesso procediamo con la stufa. Che stai combinando? Non scrive! Non scrive! Ridillo che non scrive, ti sto facendo un primissimo piano. Ma un pennarello no, E non ce l'ho il pennarello. Te lo potevi portare. Questo è una penna che ho trovato dentro casa, che sta lì chiusa da quanto tempo. Là. Insomma, non si vede tanto. Ma come no? Guarda! L'ho tagliato? Sì. Ok. Fammi vedere. Vedi, ho fatto una piccola fessura.
Di solito è consigliato fare la prima accensione della stufa all'esterno, in modo da bruciare via eventuali residui di prodotti chimici utilizzati durante la lavorazione o passati per preservare il metallo. E noi così abbiamo fatto. La stufa, ragazzi, è bellissima. Vi ho fatto questa panoramica in modo che la vediate bene. È uno dei prodotti più belli che abbia mai avuto per le mani negli ultimi 10 anni. Tutta in lega di titanio, robusta, ma nello stesso tempo leggera in rapporto alle dimensioni. Il vetro su 3 lati consente di avere il fuoco a vista e una volta accesa all'interno della tenda l'atmosfera è incredibile, così come il calore che sprigiona. Ha dei piedini che la tengono ben sollevata da terra, un cassettino per la cenere e una valvola per regolare il tiraggio. A proposito di tiraggio, tira benissimo, va che è una meraviglia. Ovviamente per tutte le specifiche dettagliate vi rimando, come al solito, ai link che trovate in descrizione. Ti sei dimenticata questo? Approfittando della stufa accesa, abbiamo messo a bollire un po' d'acqua per prepararci un po' d'orzo, perché sono quasi le 7 e inizia a fare freddino. Alza il coperchio un po', vediamo. Pure bene. Insomma. Vabbè, sì, dai, ci stiamo. È un beverone ultra anacquato. È buonissimo, bere fa bene. Sì, ma te l'avevo detto di mettercene di più. Ah, scotta. Cioè, è troppo acquoso. Devi metterci più. Tanta acqua, poco orzo. Eh sì, certo. Però si sente il cacao. Che sa anche dei cacao. Orzo e cacao. Ma è un miscuglio fatto da te? Certo, un cucchiaino di orzo, mezzo cucchiaino di cacao. È buonissimo. Abbiamo una tenda per mettere la stufa dentro e l'abbiamo messa fuori. Vabbè. Ma questa non si beve così come la bevi Sì, io tu. me la voglio Non schioppare io. si fa così. Aspetta che la devo spostare un po' più indietro. Solo che mo questo io non ci arrivo. Ci arrivi?
Vai, spingilo più giù. Più devo sì. Ok. Guarda che casca, non tirare troppo. Liscio. Aspetta, Vai, vai, usa quello. Aspetta, eh. Ok. Sei impadronita dell'accetta. In pratica è diventata sua, io non posso più toccarla. Sta sfogando la sua rabbia repressa. Abbiamo acceso la stufa e iniziato a preparare la cena. Fuori è freddino, c'è parecchia umidità, qua dentro invece si sta una favola. Vi faccio una panoramica dell'interno della tenda per farvi capire quanto spazio c'è e come ci siamo sistemati. Su un lato abbiamo la catasta di legna e la stufa, con sopra la padella col nostro sugo che sta cuocendo. Sull'altro lato c'è abbastanza spazio per ospitare un tavolo, due sedie e altro materiale utile, tipo la power station che ci consente di avere l'illuminazione. Vedi? Mamma che fame, fammi i piatti. Lì c'è la stufa accesa. E qua ci siamo noi e mangiamo. Che buoni. Non abbiamo detto cosa sono, però. Ravioli ricotta e spinaci. Ah, già la sento in mezzo in faccia sta cipolla. Tu ce ne vuoi da mettere un'intera? Dove cuoce un po' di più. Scrocchia. E quello è buono.
Questa invece è la situazione una volta montata la camera interna, che in pratica occupa metà tenda, la metà dove eravamo sistemati prima col tavolo e le sedie. Stiamo per coricarci, adesso vi mostro il setup. Lì c'è ancora un po' di brace che arde. E qui siamo messi così. Aspetta, Dimmi se mi inquadri, eh. aumento un po' la luce, se no non si vede niente. Ok, qua ci sto io e là ci sta mia sorella. Mi inquadrare mentre dormo. Di buonanotte. La nottata è passata in maniera abbastanza tranquilla, abbiamo dormito bene, tranne quando siamo stati svegliati dal rumore della pioggia e poi dopo, nelle prime ore del mattino, dai versi dei daini che si sono messi a litigare a pochi metri dalla nostra tenda, proprio oltre la recinzione del giardino. Fa freddino e l'esterno della tenda è fradicio, quindi nella speranza che smetta di piovere vorrei riaccendere il fuoco per vedere se riesco ad asciugare un po' il tutto. Chi vince? Io. Però mi è venuto tutto storto. Vabbè, non fa niente. Bolle. In mattinata è tornato il sole, quindi dopo colazione abbiamo cercato di far asciugare il più possibile la tenda. Questo sono io che cerco disperatamente di far prendere un po' di sole al catino. Questa è mia sorella che cerca disperatamente di rendersi presentabile utilizzando dei pennelli. E con queste immagini concludiamo la nostra avventura. Ci siamo divertiti tantissimo e io sono veramente super entusiasta dell'attrezzatura che Pomoli mi ha messo a disposizione. La tenda è comoda, è confortevole e tiene benissimo la pioggia, la stufa scalda. È ottima per cucinare e crea un'atmosfera veramente particolare all'interno della tenda. Spero che il video vi sia piaciuto e non vedo l'ora di portarvi altri contenuti di questo tipo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate i link di tutta l'attrezzatura. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.